camorală. Vedoză. Ha, capela sunt dispasiune, capela sunt dispasiune. Ma, amici, nasi, te accomodate, entrare. Camorală. Vedoză. Che bella annuncio, che bella soddisfazione che mi avete invitato stamattina. Che bella assai, bella assai, ma Stella, lo sa. Ma pare che sta dindo, Stella. Ah. Come vedi, siamo tutti qua per festeggiare l'onesto spazzino Vincenzo Esposito, eh? Ma Stella, vieni, va meglio di chi ha scrivito, offro io. No. Caporale, vi prego di non disturbarvi, offro io. Amici, quando un vostro si riunge, ordine e dispugna, influenza a parte, non ci stanno le posizioni da rivelare. Scusate tanto, non sapevo che avevo l'influenza. Amici, io offro il vino, e così tra un bicchiere e l'altro, un discorsetto, e si festeggia le rume della nettezza urbana di questa meravigliosa città. Grazie. Ehi, remettete una parola. Riguardo a vostra nipote Rosina, io vi dovrebbe consultare. Abbiamo parlato. Quando? Quando? Vogliamo fare dove? Facciamo dupe. Stella! Vogliera mia, che la vuoi sapere tu, che bella soddisfazione che ho avuto stamattina, bella assata! Ma perché non hai portato pure a me? Vogliera mia, tu lo sai che non si vanno a portare i familiari in coppa a direzione del terzo urbano. Non giù là. Non si possono portare i familiari, è una seria, importante. Ho fatto vedere Vince, è caduto si cagna. Tu non mi vedi più, non mi pensi più, Vince. Io? Sì. Ma guarda, ma te sbagli però, te sbagli. Se crede che nessuno me pensa, che c'è sta, i sardone me. Il principe azzurro! Ma chi sto così pazzo? Ma io non faccio capace, ma niente di meno, qua dentro ci sta qualcuno che può affermare che io trascuro mia moglie. Ma non è femmina. Lo so, però io non mi ricordo quando sento dire queste cose. Non è giusto. Sì, ma così mi bicchiere perché poi la volata offre il vino oggi, si festeggia. Cazzo o vino? Che bispetica cronata! Ma se si tratta di nada, spada va a corte, io lo conto in mano. E ma l'hai fatto lui? Facevi i burattini. Bene, allora, dove ci? Ci volete raccontare come si è svolta la cerimonia? Come no, figurate. Io sono ancora tutto emozionato, sono ancora tutto contento, è stato troppo bello, bella storia, assettata. Quello è tutto accorciato, la settimana passata, ho fatto la barba, mi sono vestito tutto pronto, come di dovere, come da regolamento, e così mi sono presentato. Però ero un po' troppo presto, ho dovuto aspettare circa un'oretta. E intanto cominciavano ad arrivare altre persone che dovevano colloquiare con il direttore, col grande commendatore. Non ne parlate male, perché quello tiene i pensieri, E così, come vi dicevo, mi sono uniti agli antistanti e ho aspettato il mio turno. E intanto è passata ancora un'altra oretta. Sì, poi c'erano tante persone che dovevano parlare col grande commentatore. Dopo come vi dicevo, ho aspettato ancora un'altra oretta. A un certo punto, mentre stavamo aspettando, allora tutte quante, sarà la porta dell'ufficio del grande commentatore. E è uscito Don Nicolino, uguale, appena ha guardato, qua sta. E allora io mi sono avanzato per entrare, e gli ho detto, no, un momento, non tocca a te, aspetta il tuo turno. E io, mi sono presentato come di ubbidienza, e ho aspettato che arrivava il mio turno. E intanto è passata ancora un'altra retta, entrava, usciva, a un certo punto si apre improvvisamente di nuovo la porta, è uscita da Don Nicolino, e dice, non ci sta. E ha fatto quasi un'altra persona. Quello là è rimasto invidioso del mio gesto e della cerimonia che si stava per dissertare al mio corpo. Quello dell'aeroporto sta sempre aggiornato. No,
chi ti ricordi? Chi ti ricordi? Ah sì, ho stato tutto quanto che la moglie se ne scappava con qualsiasi terzo ufficio. E allora ad un certo punto, come mi dicevo, ho dovuto aspettare, intanto aspettavo, ero rimasto io solo là. E mi cominciavo pure a stancare, capite? Tra i 6:30 stamattina che sto pesciotando. Aspetta. E dopo me la vado, capisci, non mi chiama più, là. E mentre facevo questo pensiero, si era aperto improvvisamente la porta dell'ufficio del grande commendatore. È uscito un mio libro, una lista di carte così. Così. Vincenzo Esposito. Non mi abbiate pazienza, dai 6:30 che stanno per caso, sono rimasto su lì, c'è bisogno di chiamare. Silenzio, stai zitto, Maretti, perché la faccia gialla, le tende schifose, stai zitto, rispondo come ti dovevo. Rispondo se siete presenti. Scusate, mi volete ripetere la domanda? Ma guarda, Vincenzo Esposito, presente, sono presente, avanti, frase. E mi ha fatto finalmente entrare nell'ufficio del grande commendatore. Non vi dico, bella sala. Lì si stava settato in fondo, era una grande scrivania, bella, bello commentatore, tutto illuminato, giallo, verde. L'avete sapere che era chi? Tiene una vetrata tutta vedo colorata, sì, bella sala. Allora, giallo, verde, rosso, turchese, tutto colorato. E fatto commentatore, tutta la faccia rossa, la spalla tutta bruna, la spalla tutta gialla, bella, bella, tutto illuminato, mi ha fatto l'impressione, bella sala, bella sala. Ah, a fianco a lui c'è stato aspettato un signore che aveva perduto la busca di 10.000 lire, pulisse bello, tutto illuminato, perché per gli aveva riflesso la vetrata, e lui era tutto bruno, illuminato, bello, commentatore giallo, verde, rosso, è stato un signore bruno, io in mezzo con tutto illuminato, bello, bella sala, ma ne comprezza anche proprio, con un presente, uguale, tutto illuminato, ha fatto l'impressione, bello. A un certo punto, allora, il commentatore ha guardato un signore che era a fianco a l'artichetto, e tutta quell'illuminazione, tutta quella cosa bella, sai, sono avvicinato, tutto impressionato, e il commentatore, come la... mi stavo tutto sulla lata, la mano tutta sola, sono asciugato tutta la mano, ci ha girato tutto, mi ha stretto tutto quanto, ha guardato l'artichetta, guardate l'artichetta, questi sono gli spazzini di là, questi come li vedete così sono, come li vedete così sono, sana sana proprio, gente onesta, gente proprio che li potete proprio, niente, sono così, non gli potete fare niente, bravo, bravo veramente, tu me la farai tu, Marì, prendi tu stesso la busta che hai denaro e gliela consegni nelle mani dell'artichetto, io mi figurato, non me la sono fatta ripetere due volte, faccio pigliare la busta, non sono usato verso l'artichetto, l'artichetto era bello, tutto illuminato, tutto azzurro, pareva colorato, tutto illuminato, e ci guardate, l'artichetto, ha fatto il figlio, ci ha girato la busta, l'artichetto ha pigliato la busta, ha fatto la mezza sala, il commentatore l'ha detto, l'ha visto tutto e tutto, forse era una cosa spiritosa. E così, questa è stata la consegna del denaro. A questo punto il commentatore ha pigliato un bicchiere d'acqua minerale così, si è bevuto un bicchiere d'acqua minerale così, sì, quello per l'acqua minerale, perché quella è la sciabbia di benzina, quello è di benzina. Sì, un bicchiere così. E ha detto, siente. E si è bevuto anche un bicchiere d'acqua minerale, benzina era un assalto. Ha fatto siente. Tu devi andare dai tuoi colleghi e ci devi dire il gesto che hai fatto, tutti quanti i tuoi colleghi devono fare lo stesso gesto. Hai capito? Ora abbiamo dato la mano, l'artichetto ha dato la mano, abbiamo fatto i complimenti. Ma è meglio che va bene, allora ho ringraziato, ho mandato l'artichetto e mi sono avvicinato alla porta che stavo per uscire per aprire la porta dell'ufficio. Ma muovevo bene. Mentre stavo per aprire la porta, accendesi un rumore come un pugno, boh! E la voce, che la voce comandatore faceva, ma io non mi faccio capace, ma io non ci posso credere. Allora, mi sono girato, e ho comandato la detto, ma vieni qua, fammi sentire una cosa, vieni qua. Indubbiamente mi sono avvicinato, e ho comandato, ma dico io, ma fammi sentire una cosa. Tu come hai trovato questa busta che 10 milioni? Una busta che 100 milioni? Come io, 10 milioni? Che facci? E portava anche un po' di lezioni, eh? Fammi sentire.
Allora la mia toccata proprio sul mio argomento preferito, ma proprio stimolata. Ecco, allora a un certo punto io non sono convinto, non sono registrato, detto: caro direttore, caro commentatore, noi siamo gente onesta, noi siamo gente che mangiamo pane e fatica, moriamo sotto la fatica, ma non ci approfittiamo dei denari che non sono i nostri. Caro commentatore, io come ho trovato una busta di 10.000 lire, avrei trovato una busta di 100.000 lire, lui 100 milioni, l'avrei portata qua, nelle mani vostre, un commentatore, grande commentatore del terzo bar. Commentatore, ma guardate, hai mai capito, vedi che te ne vai, va, va, te ne vai, vedi che te ne vai, e per sé è stata la consegna del denaro. Dobbiamo festeggiare. Grazie. Amici, silenzio, o caporalo parla. Amici, o scupaduro. O scupaduro. Lo faccio parlare. Dicevo, o scupaduro. Da quello che va a dire. La cosa della scura, ma in verità è una paruta alla di cui qua si devono muovere tanto di cappiello. Immaginate voi una città senza uno scopatore. Alla gente a toccarsi vedere montune e montune da monnezze da tutte le parti. E infatti ce ne stanno. Ma si levano, si scopano, ma se non ci possono niente. E dite se essere più pulite. Se uffa, e state zitto. Se non ci possono niente, se trovano lì a pericolo la salute pubblica di tutta la cittadinanza. Ci parlano comunque, sì signore. E soprattutto non ci considerano comunque, sì signore. Ma la nostra coscienza è pulita. Almeno che è una. E perciò faticate. Faticammo e teniamo alto il morale dello scupatore e insegniamo ai nostri figli ad amare il tarettino e la scopa. Il tarettino come se fosse il loro padre e la scopa come se fosse la loro madre. Ho detto, alla salute della mia figlia! Ha già cantato tutto il giornale stamattina, è uscito la fotografia mia senza nessuno vicino di me, guardate. Ah, bello, bella assai, vedi, la fotografia mia. E tu ho visto, è qua. Ma vedi che ignoranza, capisci, sono chi è proprio. Ma guardate. Ma non la fotografia, scritto ma che cosa. Ah, fammi vedere. Perché sei leggere tu? No, e allora? I russi saccia leggere meglio di te, russi. Che c'è sta scritto? Io ti confesso il mio peccato, ma io non saccio leggere. Capura, vuoi leggere lunghe? A me mi fa male la cara, faccio leggere come questo lungo. Capura, io non leggo nelle mille cartacce, io leggo nelle cervelle umane, nelle grandi mente e nei cuori virginali. Io, capo all'ombra della scienza umana della sciuba, capura, io sono un gambabuco, cioè vivo nell'ombra e nell'ombra apprendo. Hai mai capito che cazzo, vuoi leggere di sciù, eh? Vabbè, io per l'Accademia di Scienze e Giudizio che avevo fatto. Dice, ma non c'è così, non si è così. Grazie tante. Sono Nicola Lacerce. Prego, entrate, accomodatevi. Grazie. Vi presento i miei compagni. Molto onorato, signori. Signora? Mia Gazzella. Fortunato pure io. Mio zio Vincenzino. Accettate? No, grazie, non vivo. Scusate. Allora, diteci gentilmente qual è il motivo della vostra
della vostra visita. Diteci cortesemente per quale motivo ci siete venuti a importunare. Beh, scegliete così, allora io me ne vado. Date retta a quello che dice al zio, perché scrive sempre così, con certi termini suoi particolari. Appunto. Allora, se permettete, scusate, dopo ci. Voi dovete parlare di affari di famiglia, non è giusto che stiamo tutti quanti a capo girare. Noi ci allontaniamo, riprendiamo dopo la cerimonia. Abbiate pazienza, scusate, gli amici tutti vi salutano, dopo ci. Grazie. Pensate ci bene come noi vogliamo a voi. Non capisco, ci dobbiamo volere bene. Dopoci, un omaggio alla signora. Omaggio alla signora, non l'avevo capito. Allora, lei è pugliese. Appunto, sono di vicino Bari. Io sono Oriuolo di Firenze. Oriuolo? Oriundo.